Allora, ragazzi, ci sono queste merdate qua. Forse saranno di ammarena, non lo so. Belle foreste così gialle. E un'altra più giù, più... Mentre salivo con la mia, con il mio bolido, che ovviamente dovevo scendere un attimo a buttare l'immondizia, ragazzi. Cioè, al paese quello là, che si vede quello laggiù, c'è un punto di raccolta così di immondizia. Al paese dove sto io non c'è, non si capisce bene cos'è come la situazione, ma non c'è. E quindi scendere lì, perché è sotto Santo Stefano questo, non è un problema. Salire ovviamente la devi fare. Se qualcuno c'ha qualche consiglio su, c'è tutto, fa freddissimo. Infatti sta girando i guanti perché è troppo freddo oggi. C'è il ghiaccio per strada. Se qualcuno ha un consiglio su come, se ci sono bici così con la bici con la batteria, diciamo, che te fanno salire là, salite tipo questa, che vabbè, con la GoPro qua non si può capire, però salite di montagna, insomma, esistono bici che te la fanno fare? Io ho anche una bici a Roma che è con i cambi, questa non c'ha cambi, è una between your left and right cheek. Questo non c'ha tipo il cambio, eccetera. E quindi se, ho anche una che ce l'ha il cambio e tutto, però nonostante il cambio le salite non si possono fare. Cioè, le salite sono salite, cioè, non ce la fai. Quindi devo informarmi adesso piano piano, però se c'è qualcuno tipo Fed per dire che capisce di sta roba, se ci sono bici appunto che riescono a fare le salite. Nel senso che tu gli dai una mano, però insomma, una mano. Cazzo fa, cioè, ho visto quanto cazzo riesce a fare qua, niente. E lì c'è la terra di Antonio, c'è nessuno, lì c'è un po' di ghiaccio, ora non si vede. E niente, mentre salivo qua, ragazzi, ho le mie realizzazioni così profonde. E stavo pensando com'è il mio uso delle lingue. Della lingua, delle lingue, no? Perché so tre lingue, facciamo un po' quelli che si vantano. E allora, io quando parlo in inglese è solo così un linguaggio così tecnico, tipo download this, upload this. Più delle volte è un linguaggio così tecnico che ti serve per tradurre quello che stai a vedere online. Poi l'italiano, che lo considero proprio ogni volta che devo parlare italiano, purtroppo, con esseri viventi, è la lingua dell'asilo nido proprio, perché purtroppo questo è. E l'albanese è la lingua adulta. Quando parlo in albanese, per fortuna, posso parlare con persone adulte e è tutto meglio. Non so se dipende anche dalla lingua, che è proprio la lingua anche che ti porta ad essere più adulto, non so questo. Devo analizzare. Però niente, ecco, prendo dei pezzi di legno così per strada e me li schiaffo qua dentro. Così almeno la legna per stasera ce l'ho. Ok? Ma di che cazzo stiamo parlando? Pettinare bambole, ragazzi. Questa è la mia action cam. Questa è l'ombra del parassita, ragazzi. Attenzione, ci sono le tette, dice qua. Un'altra tecnica che uso io, ragazzi, per fare salite, che funziona, solo che vabbè ci metti il triplo del tempo, ovvio, è quello di farle così zigzag, che spezzi molto di più la pendenza. Che poi se ci pensate, ragazzi, tutte le strade che l'uomo fa, no? Il rettile fa, mica noi, sono dei zigzag che salgono la montagna. Tu puoi fare il zigzag sul zigzag anche. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Perla ai porci, però. Un saluto alla bambolina favorita, preferita degli italiani.
nobody can hear my screams here. So you can come and kill me. Nobody will see or will hear anything. Questi vedrete adesso i panni che vedrete adesso. Sto venendo investendo. Era una pecora, ragazzi, con la P dietro. Quindi proprio dice anche che sono una pecora, fai attenzione. Infatti, ragazzi, noi quella maschera, ragazzi, che loro si mettevano, doveva avere la P. Occhio, sono un principiante, sono una pecora. Guarda che vista qua. Poi qui c'è il dilemma, andare al cimitero o andare verso via Marsi. Eccoci qua. Una cosa che per la pecora è facilissimo, cioè avere il riscaldamento, cucinare, il gas in casa. Quando stai in montagna è tutto più difficile, diciamo, ma neanche più di tanto. Non c'hai da pagare questo gas, devi solo fartene una salita con la bici. Basta. E l'immondizia non me la prendo? La butto io, non c'ho bisogno di qualcuno che pulisce il culo. Quindi alla fine va bene così. I'm waiting for you bitches. Come and get me. Allora, ragazzi, un po' di trucchi è così. Questo serve per scaldare l'acqua gratis, così la sera o anche quando devi dormire c'è la cosa calda. Questo serve ad asciugare le arance. Non chiedetevi perché io sono schizzato dell'igiene. Praticamente le arance non le mangio così come escono, ma le lavo prima. E poi, per non toccarle, perché c'è anche l'acqua col fluoro, io praticamente le lascio asciugare così. Siamo a questi livelli di pazzia. Poi c'è un trucco che io uso sempre per far fuori la maggior parte dell'organico, diciamo, che è le uova. È un peccato, ma in realtà tutto questo sarebbe concime per l'orto, ma siccome adesso non capisco nemmeno do cazzo dove andrà a finire qua, se starò qua o non starò qua, per il momento un trucco che uso per non avere troppa spazzatura è asciugarle fuori così, oppure le metto nel forno che è aperto perché non c'ha il vetro. Ah, a proposito, cosa ha preparato lo chef oggi? Un po' di Moon Nuts, pane, formaggio e uova, ragazzi, per voi. Vediamo? Sì, è abbastanza commestibile, dal profumo anche, sembra buono. E, però ecco, questo è un modo, una volta che si sono asciugate fuori, non dentro la stufa, non potete buttare l'umido dentro, perché poi rovinate tutta la tubatura qua, ok? So che questi sono consigli, perché per voi che vivete in città sono proprio vitali, proprio mi ringrazierete, lo so. Ma ecco, questo è un modo di li asciughi fuori, così l'evaporazione dell'acqua viene qua nell'ambiente, non succede in casa, né? Sì, hai un po' qualche crepa, qualche, diciamo, muffa e cazzi vai, però per il resto, diciamo, qui ci sono un po' di spifferi, ragazzi, che aiutano, diciamo, il motore quando è caldo, diciamo, ci sono queste vents qua che poi fanno entrare l'aria, e la macchina quando corre a velocità alte fa entrare, diciamo, l'aria e diciamo che raffredda, diciamo, tutto il compartimento del motore. Però ripeto, ecco, quindi una volta che questo ha una consistenza del genere, che è bella asciutta, qualsiasi cazzo io abbia mangiato, ci sono qui, vediamo, dei rimasugli di come si chiama, melograno, diciamo, mi sono mangiato, questo è il melograno più buono che ho mai mangiato in vita mia. O gusci di arance, gusci si dice, bucce di arance, che non vanno mangiate perché è una frutta acida, come ci ha detto il nostro guru preferito e dietologo preferito soprattutto. Ecco, una volta che sono asciugate e c'è questa consistenza, che è proprio così, a quel punto le puoi bruciare così. Apri, make it, you throw it there and the bitch will burn sooner or later, you know.
Smash time to images. Siccome ragazzi, io. Ah, ragazzi. No, ragazzi. Questo fa molto Heidi. Bello, eh? Tutto in legno. L'ho trovato ieri. Si è materializzato da solo, ragazzi, in casa. Incredibile. Poi ieri anche si è materializzato questo, ragazzi. Non se l'era scordato mio padre in un punto dove nessuno poteva trovarlo, io per culo lo trovo. No, si è materializzato, ragazzi. Diciamo le cose come stanno. E questo qua mi serve per pompare la bici, ovviamente. La bici, che ringrazio moltissimo per chi mi ha fatto fare la legna per stasera. Ok? That's it, bitches. That's it. Che altro vi posso dire? E niente. Che altro vi posso dire? Badges. Ah sì, praticamente io ho fatto un sacco di video, ma c'è un tasto qua che fa mute il video. Cioè, io non capisco perché cazzo una telecamera deve avere un tasto che muta il video. Ma minchia, ma me lo muto io nel software fuori. Cioè, cazzo, perché deve mutare, devi togliere l'audio? Sono quelle cose che proprio dici, why? Why, you fucking bitches? Anyway. Mean on me, it's time to eat, bitches.